Se avessi infiniti cuori, tutti i cuori del cielo e della terra, della madre tua, o Gesù, tutti li offrirei a te. Carissimi, pace e bene a tutti voi, buona giornata e realmente a tutti voi un abbraccio spirituale che possa guidarci e accompagnarci in questo nuovo giorno che il Signore ci sta donando. E Padre Pio, molto legato, molto devoto al Sacro Cuore di Gesù, realmente ha vissuto, come stiamo dicendo in questi giorni, una vita di intimità con il Signore. Ma tutto questo quando è iniziato? Sapete, ci troviamo a Pietrelcina, è evidente, sappiamo bene che il cammino spirituale di Padre Pio è iniziato proprio qui, in questa terra benedetta, in modo particolare nella chiesetta di Sant'Anna. È lì che Padre Pio aveva circa 5-6 anni, potremmo dire, così come dice lui stesso ai suoi padri spirituali. Padre Pio a 5 anni inizia questa relazione di intimità con il Sacro Cuore di Gesù. Era in chiesa, lì a Sant'Anna, sul rione Castello, era immerso nella preghiera, sapete, questo aneddoto particolare, questo aneddoto simpatico, che questo piccolo bambino, Francesco Forgione, aveva fatto un patto con il sacrestano, no? Aveva chiesto al sacrestano che quando lui chiudeva la chiesa potesse lasciarlo dentro, lui potesse rimanere dentro per poter pregare di più. Vedete i desideri di questo bambino così piccolo, di questo ragazzetto, restare più tempo in chiesa per poter adorare, per poter pregare, per poter stare con Gesù sacramentato. E proprio in uno di questi momenti di estasi, di preghiera, di intimità con il Signore Eucaristico, ecco che Padre Pio, Francesco Forgione, vedrà per la prima volta la sua prima apparizione, vedrà il cuore di Gesù sull'altare. E non ci sono parole, non c'è nessun dialogo, solamente c'è un gesto molto profondo. Il cuore di Gesù, che è assiso sull'altare, chiama il piccolo bambino, il piccolo Francesco Forgione, lo chiama e chiede di avvicinarsi. Possiamo pensare che questo ragazzetto così piccolo, tremante, emozionato, forse anche un po' impaurito da questa visione, da questa apparizione, si avvicina a questo personaggio, a questa figura celeste, il Sacratissimo Cuore di Gesù. E il Cuore di Gesù non fa null'altro se non che mettere la sua mano in testa al piccolo Francesco Forgione. È evidente che in quel momento il Cuore di Gesù sta comunicando al piccolo bambino, al futuro San Pio da Pietrelcina, tutta la forza e il vigore di quella chiamata che Padre Pio porterà sempre avanti e a cui Padre Pio risponderà con totale dedizione. Infatti sarà proprio lui, Padre Pio, a dire che da dopo questa visione, da dopo questa esperienza mistica, questa esperienza così importante per la sua vita spirituale, dopo questa esperienza lui sentirà realmente nel suo cuore tutto il desiderio, tutta, ecco, la decisione di seguire fermamente il Signore. Allora vi chiedo, ecco, così per darvi delle proposte di riflessione per sia a me ma anche a voi, cari fratelli, vi domando: e noi come rispondiamo al Signore? Come rispondiamo alla chiamata quotidiana del Signore? Vedete, ogni nuovo giorno potrebbe essere visto come una nuova chiamata di Dio, come un nuovo modo di Dio di chiamarci e di interrogarci, di suggerirci dei nuovi desideri, delle nuove ispirazioni. E noi siamo capaci di rispondere a tutto questo? Oppure facciamo scena muta, facciamo finta che Dio non ci interroghi, non ci interpelli, non ci metta mai in considerazione? Allora, fratelli miei, rispondiamo con generosità alla chiamata di Dio. E con questo desiderio, con questo augurio, vi saluto e vi auguro una giornata ricca di benedizione del Signore. Pace e bene a tutti voi.